Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Spacchettamenti brochet. Ho due pacchi lì, un altro qui e un altro qua. Più una busta misteriosa. Ho già aperto i pacchi, raga, perché sennò era impossibile. Allora, vabbè, il foglio questo solito si è distrutto perché è attaccato al pacco. Qua il pacco si è distrutto, prendolo, ma poco ci importa. Allora, cosa abbiamo in questi pacchi che non vedevo l'ora che arrivassero? Tante belle cosine, cioè le anteprime di Natale. Scusatemi un po' la faccia, ma non stavo proprio in forma. Allora, vi faccio vedere cosa mi è stato acquistato e poi man mano guardiamo tutto il le cose belline che ci sono, raga. Fa caldo, ho caldo, c'è anche la febbre, non lo so. Allora, vediamo un attimo anche qua se c'è qualche, allora, qualche novità. Qua sì, ho parecchie novità. Queste sono novità, ma allo stesso tempo devo un attimo anche capire quali sono solo anteprime o cose simili. Solita cosa qui dentro. Qui, non vedete prima qua. Allora, abbiamo vuoto le nostre solite sportine medie con dentro i campioncini e le fatture. Ok. Poi, fatture da fare dei clienti. Nei campioncini vediamo cosa c'è. Tutti i profumi, vedo. A parte un zero difetti, il fondotinta. Poi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Common evidence. Poi abbiamo 1, 2, 3 creme Hydra Vegetal, 2, 4, 6 l'Elvens, quell'altro profumo, eccolo qua, e due profumi, cioè, uguali di uomo, Home Guard. Penso che si legga, non lo so, non so il francese, raga. Poi, questo me l'ha ordinato la cliente. Qua ci sono tutte cose natalizie. Vediamo quest'altro pacco. Cosa ci abbiamo? Questo l'ho ordinato io. Questo me l'ho rimesso una arrivo, eh. Allora, raga, ho avuto un vuoto. Mi sono andata a controllare, però non lo so. Allora, questo è un forse perché non so se sia del catalogo di Natale in qualche set o mi è stato ordinato ed è stato sostituito, quindi questo resta un forse. Poi per le clienti un bagno dolce al cocco, un latte corpo riparazione, un bagno doccia, questa è la stessa cliente, un bagno doccia olive petite grain e un vaniglia bourbon. Arriva con questo e questo effetto. Poi per me, o meglio per mamma, due deodoranti H24 antitraspirante, uno alla camomilla e uno all'alga, alga e camomilla, camomilla? Sì, entrambi della Bretagna, alga della Bretagna e camomilla della Bretagna. Un solvente unghie e per il mio ragazzo il profumo Cure Vetiver, non so se si lega così, e in più io ho preso con la soglia una novità. Siero e crema notte della Lift Pro Collagene.
Mi mancherebbe la crema al giorno, che mi sa che prenderò e proverò più avanti quest'estate, quest'inverno, questa linea. Siero e crema, notte. Prenderò anche il giorno. Prendo un catalogo di Natale. Non è questo. Non è neanche questo. Non è neanche questo. Forse ci arrivo. Eccolo qua, piccolo spoiler. Allora, innanzitutto fino al 20 dal... Non mi ricordo. Ho fatto. Dal al... Non mi ricordo. C'è il calendario dell'avvento, questo ve lo posso far vedere. Eccolo qua. Con qualche spoiler, però questo è il calendario dell'avvento. Quest'anno le profumazioni sono due, molto belle anche. Una è orchidea vaniglia e l'altra è... dov'è? Melograno e magnolia. E però c'è la novità, col karité non c'è solo il karité, ma insieme alla linea karité è anche latte di castagna. Quindi sono belle. Allora, un'altra novità sono le fragranze dell'ambiente, che da qualche parte ce le ho. Poi vi farò vedere altre novità che ci sono all'interno. Io alcune cose ce le ho, le prenderò anche altre. Una è lo smalto che mi manca, l'edizione limitata. E quindi adesso andiamo a sistemare il tutto insieme. Magari vi faccio vedere piano piano le cose, poi dopo vi faccio vedere il set. Ecco, vi faccio vedere un po', spacchettiamo insieme e dopo vediamo il tutto. Ecco, poi vi faccio, sistemo tutti i pacchettini e vi faccio vedere. Allora, se ce la faccio ad aprire. Ok, vedo già un'idea qua di come riutilizzare le cose e quindi penso che questa sia tipo la pallina di Natale o l'alberello di Natale. Sì. Ok. Quest'anno non so se ci sia quest'anno, però c'è una specie di pallina che voi andrete a regalare, che si chiude così molto carina nella latta. E qui dentro ci va un prodotto. È un set, ad esempio qui mi fa vedere un set, poi voi lo chiudete e lo potete appendere all'albero come pallina, quindi il prossimo anno si può riutilizzare come pallina. Io vedo già che c'è questa, poi vediamo se riesco un po' qua e là a trovare le cose un po' sparse. No, che non so nemmeno. Oh. Sarà un po' lungo questo video, ma poco importa. Questa qui. Però non so come ci farà fare. Sì, ma non è di questa fragranza. Vabbè, allora ragazzi, vi faccio vedere un po' così. Intanto guardiamo i gadget. E poi piano piano sistemiamo il tutto. Ok, c'è questa pallina che si chiude in questo modo. Poi, allora, io metto di qua, facciamo così, i prodotti. Intanto di qua metto i gadget. Quindi piano piano tiro su tutto e sistemiamo. Un po' alla volta. E magari un po' alla volta facciamo così. Aspettate, sposto un po' di cose e ritorno. Eccomi qua. Allora, ho fatto un po' di spoglio e qua vado a buttare le cose da buttare. Allora, praticamente l'azienda mi ha omaggiato di tutti questi cataloghi natalizi. Vi faccio adesso il pack qua perché sennò troppe spoiler. E io ho acquistato, o anche l'azienda mi ha omaggiato, non lo so. Ah, aspettate, ne ho altri due di cataloghi, anzi, altri. Aspettate,
non voglio spoilerare troppo. Altri 4 cataloghi di Natale. Sono super contenta che così inizio già a dare alle clienti. E i cataloghi, questi qua li ho presi io personalmente. Poi magari sentite che sia altri cataloghi sparsi per il mondo. Mettiamo un po' in ordine le cose perché sennò qui è un caos di prodotti. Ok, poi facciamo così. Io mi metto tutti gli altri prodotti che ci sono qua. Ecco ragazzi, allora questo è quello che mi ha ordinato la cliente e questo è in qualche set che poi vedremo. Ok, non vi ho più scolorato niente, facciamo così, sono. Andiamo avanti di gadget. Qui con questo elastico c'è questa questa scatolina che poi andrà sicuramente, guardando il colore, la vaniglia. Orchidea vaniglia, mi sembra che è la profumazione. Aspettate, se no con il PC mi uscito come sempre. Poi questo è da capire come si posiziona, forse ho già capito. Ci siamo. Questa è la confezione e poi vedremo cosa ci andrà messo dentro. Qui adesso non la chiudo perché questa è la confezione. Poi abbiamo la pallina che vi ho fatto vedere. Poi la solita classica pallina che c'è ogni anno. Ok, vediamo. Comunque bella, queste colorazioni mi piacciono tantissimo, bella grande, riutilizzabile per ogni anno. Poi, qui penso che ci sia quello, il guanto struccante, almeno sembra, aspettate che guardo, sì, dischetto struccante che ha forma di fiore. Voglio vedere se lo trovo senza spoilerarvi il tutto. Perché quest'anno cerco di aprire il meno possibile le cose e voglio praticamente vendere tutto. Vediamo se lo trovo. I prezzi ovviamente non ve li dico ora, ma ve li dirò più avanti in un videoblog magari. O comunque seguitemi su IG, lì ci sono parecchie novità che io vi dico. Eccolo qua, vediamo così faccio per far vedere il prezzo. Questo qui è a forma di fiorellino, ci piace. Poi altra scatola, cosa c'è in quest'altra scatola? Ah, quest'anno è la novità, questo set qui che si tira e c'è questo cofanetto. Mamma ragazzi, un odore! Questo cofanetto con la latte corpo, crema corpo, crema mani e bagno doccia. Questo è melograno e magnolia. Raga. La profumazione che emana questa profumo, cioè un regalo così, una confezione così non l'abbiamo mai avuta, è una cosa meravigliosa, brava. Ok, poi qua c'è un, cosa c'è? Ah, forse ho capito cos'è. Anche questa è un'altra novità di quest'anno, molto carina, e all'interno abbiamo, scusatemi, non mi ricordo, detergente viso, scrub viso e shampoo, giusto? Sì, tutto solido. Shampoo, detergente viso, scrub viso e shampoo solido nutriente. Tutta una profumazione, raga, buonissima. Raga, sono proprio
Stupita, aspettate. Rieccomi qua, scusatemi un po' scompilata, ma sto finendo di sistemare, fare tante cose, quindi. Allora, siamo arrivati qui, allo spacchettamento di questo. Vedete, scusatemi il sciacquone, ma un'altra novità di quest'anno è anche questa qui. Mamma che raga, bellissimo! Guardate questo contenitore. Voi ci potete mettere dentro pennelli, tutto quello che volete. Io penso che se non venderò questo, questo se resta a me, ci metterò i pennelli da trucco. Infatti, giù c'ho di 2 anni fa o 3 anni fa, non mi ricordo più, quello ho fatto usato portacialde. Questo può essere usato come portapennelli. Vediamo dopo la cosa più resistente. Poi abbiamo questa pochettina, che poi vedremo cosa c'è dentro questa pochettina. Quest'altra, che è bella capiente, raga, è un sacchetto più che pochettina, bello capiente e si chiude qui a lato e viene tipo i sacchetti quelli, sapete, delle donne di una volta che andavano. Perfetto, questo è bellissimo, anche questo mi piace. Poi una guardate, vi faccio vedere quest'altra bellissima, meravigliosa. Questo io, allora, io l'ho utilizzata tempo Covid per le mascherine, ce le ho ancora perché possono sempre essere utili. E mio nonno idem, ma ci ha messo anche nelle altre, è bellissima. Poi io qua spolvererò, pulirò bene e farò i pacchetti vari. Però, raga, è di latta, ottima. Poi, un'altra cosa di latta è questa casetta meravigliosa, che poi all'interno andrà qualcosa, ma può essere come soprammobile, contenitore di qualsiasi altra cosa, per i bambini o le bambine. Bambini e bambine, perché non faccio distinzioni, possono usarle per giocare, ottimo. Qui, credo, non vorrei sbagliarmi, sì, questo penso che io non lo venderò, raga, questo è il diffusore e questo penso che resta a me, se non è dentro ho qualche confezione regalo, ma allora, innanzitutto è impacchettato benissimo, all'interno c'è il diffusore con i suoi bastoncini, quindi raga, ripeto, se non è dentro qualche set regalo, questo resta moi. Perché mi dispiace, ma io profumatori per ambienti siamo. Questa è una chicca che vi lascio per ultima. È la mia passione. Poi qua cosa abbiamo? Una confezione. Ah, una confezione regalo con le nuove essenze. Questa qui è cofanetto. Olio da massaggio c'è e c'è anche il profumo. Questo cofanetto contiene eau de parfum, olio di massaggio, non mi ricordo la profumazione. Guardate, il pack è così, ve lo faccio vedere. Rompere il tutto, eccolo qua, olio da massaggio e profumo e aspettate perché l'ho detto prima, da 50 ml, e anche l'olio da massaggio dovrebbe essere 50 ml, se non erro, aspettate perché, ok, questo qui è un po' più. Avevo il catalogo di Natale prima in mano, ah, eccolo qua. Che volevo dirvi un attimo perché non voglio dire una cavolatina. Questo qui è questo, sì. È olio di delicatezza e comfort. Olio essenziale di neroli con più camomilla romana e più muschio.
Ideale anche per gli ambienti per creare bolle di benessere. Quindi questo è un passepartout, questo profumo. E l'olio ovviamente è quello da massaggio, sempre 50 ml. Ottimo, buono a sapersi, mettiamo qua, questi sono i prodottini. Poi un'altra pochettina in velluto nero e qui abbiamo il classico logo di Yves Rocher. Non sono. Poi qui all'interno abbiamo. Ah, ok, qui abbiamo la guascia. Eccola qua. Il guascio in guascia. Logat Yves Rocher. Ovviamente andrà lavato e igienizzato. Questo lo mettiamo di nuovo all'interno. È un gadget che terrò qui dentro e non andrò a buttare via, ovviamente, perché il pack serve per non romperlo. E è insieme a un set che poi andremo a vedere. Un'altra pochettina, penso che sia quella uomo, non lo so. Abbiamo altri prodottini, e qui abbiamo un altro contenitore con un altro gadget, penso. Ok, è la valigetta classica nostra di Brochet, che con questa io ho fatto da tanti di quei regali che comunque sono stati prestati dai bambini e dai ragazzi. Qui all'interno ci va messo i prodotti e poi ognuno mette quello che vuole. Quest'anno la colorazione è sul blu. Quindi, ora che ho tutti i gadget sparsi, vado a comporre i cofanetti, che già mi viene male, perché ho già visto una cosa. Che a me rattrista un po', però va bene, lasciamolo. Allora, questo qui, che a sto punto se non viene venduto lo terrò, e questo, allora, tutti i gadget che voi vedete che io non vendo vanno dati alle mie clienti in omaggio. Quindi diffusore che a sto punto prenderò di tutte le due profumazioni, bagno doccia piccolo e acqua profumata. Questa è Orchidea Vaniglia. E vanno all'interno di questo set meraviglioso che non bisogna farsi scappare. Ok. E si chiude. Ok. Così. O magari si può fare un nodino, come si vuole. E il primo set è stato composto. Poi. Ok, abbiamo la. Questo cono, lo chiamo cono, non so come lo usano loro, che va, ci va balsamo labbra, orchidea, crema mani, orchidea, no scusatemi, balsamo labbra, crema mani e bagno doccia da 50 ml, crema da 30 ml e balsamo labbra, magnolia e melograno. Vanno inseriti all'interno di questo contenitore, cercando magari di tenere il tutto così all'esterno, e poi questo chiuso e fatto. Ok? Io man mano avanti e capisco. Mi possa servire. Ok, abbiamo questo che è il latte balsamo mani olio doccia. È l'olio doccia questo? Sperate, perché non vorrei confondermi col bagno doccia. Olio doccia. Poi abbiamo questo qui che è il latte corpo. Latte corpo e il Sissi Cream, no, balsamo mani, aspetta che guardo bene, no,
Eccola qua. Allora abbiamo latte, bagno doccia, olio doccia, latte corpo ed balsamo mani. Questa qua è la linea che vi dicevo. Karité e latte di castagna che vanno all'interno. Guardate com'è dura da aprire, tra l'altro. Dentro alla panina. Messa lì sull'alberello e dopo si apre ed è carina. Oppure confezione come volete. Poi, scusatemi la tosse. Abbiamo il tubo, questo qui, che ha il balsamo labbra. Poi abbiamo balsamo labbra, balsamo mani, latte corpo. Latte corpo. Balsamo mani, giusto? Latte corpo, balsamo mani 75 ml. Eccolo qua, questo è il set e va all'interno del contenitore. Oh, se ne è storto, poveretto. Cioè, guardate, il balsamo labbra, sì, balsamo corpo è 200 ml, quindi vedete è bello grande e ci sta perfettamente all'interno. Si chiude e voilà. Un altro set completato. Poi abbiamo la confezione, questa qui, che al suo interno contiene il sapone mani, perché guardo con voi. Sapone mani che ha il suo pack alla vaniglia. Poi il balsamo labbra alla vaniglia, la crema mani alla vaniglia, il bagno doccia alla vaniglia. Ok, così. Guardate qua, si muove tutto. Come sempre. Vediamo come l'hanno messo così. Ah, così. E un altro. Confezione è fatta. Alla vaniglia, poi c'è anche quello a melograno, comunque vedremo più avanti nel spacchettare il tutto. Ok, aspettate, mi si è un attimo scasciata la confession. Ok, a posto qua. No, non è mica possibile. Ok, ci siamo. Ecco, messi così ed è la confezione. Poi andiamo avanti. Qui al suo interno va messo il truccante. Lo vado ad aprire. Poi ci va bagno doccia da 400 ml vaniglia bourbon, latte, no, cos'è questo? Latte corpo, giusto? Latte corpo da 200 ml alla castagna, balsamo mani, giusto? Da 75 ml sempre la castagna, poi acqua profumata alla vaniglia di orchidea, non vaniglia bourbon, ho detto vaniglia bourbon, vaniglia orchidea e sapone mani vaniglia orchidea, non è questo, vaniglia orchidea e l'olio doccia da 50 ml, quindi ricapitolando, balsamo mani, latte e olio, ok. Poi sapone, mani, bagno, doccia e acqua profumata. E il pad. Aspettate che metto nell'ordine giusto. E questo è un altro, la box completata. Che poi dopo vedremo quale darò alla mia parrucchiera da mettere in bella mostra. Poi abbiamo la pochettina in velluto con
il mascara e il eyeliner in questa pochettina di velluto. Ok, poi andiamo avanti. Nella casettina ci vanno lui, lei e lui. È una casettina per i trucchi. Quindi ci va il balsamo struccante bifasico che voi agitate e diventa così. Il Metamorphose Intense in versione mini da 5 ml e la matita waterproof nera. Al suo interno è fatto così e poi lo chiudiamo. Ok. Queste qua mettiamo qua. Poi abbiamo la pochettina, ok, questa bianca con il mio nome in italiano, il guascia, ok, la crema viso giorno e notte della nuova linea Lift Pro Collagene e vanno all'interno così con le due. Aspettate, vi faccio sistemare la pochette. Eccola qua. Poi scusate, purtroppo non sto al top della mia performance. Abbiamo la pochettina da uomo, questa qua in velluto, che al suo interno conterrà schiuma da barba, che utilizzo anch'io donna, perché io mi trovo bene a depilarmi con la schiuma da barba. Quindi donna all'ascolto, se utilizzate la schiuma da barba, questa non vi fa rossore, non mi fa tagliare, ottima. Balsamo dopo barba e trattamento viso intensivo, che a un mio amico piace questo qui. All'interno la pochettina c'ha anche una tasca, raga, è super utile. Se questa non va venduta, i prodotti restano a me, che mio papà lo utilizza e lo utilizzo anch'io, e questo ovviamente va alla cliente come omaggio. Omaggio. Poi quello l'abbiamo visto. Ok, dentro a questo contenitore ci va la bagno doccia al cocco. No, ho sbagliato. No, latte doccia, bagno doccia al cocco, per farvi capire cosa contiene questa. Poi, crema mani al cocco e acqua profumata al cocco. Questa non l'hanno fatta col cocco, di solito ci andava la vaniglia, quest'anno hanno voluto farla al cocco e di solito mettevano anche quella più piccola. Adesso capire un attimo come gestirmi la cosa, perché deve stare tutto dentro, quindi devo capire come farci stare il tutto. E come vi ho detto, l'anno scorso mettevano quello più piccolo, quest'anno hanno messo questa qua più grande. Ok, ci abbiamo fatto stare tutto, quindi capiente anche questa, si chiude, pronta per essere impacchettata e fatta regalo. Poi vediamo, ho fatto tutto? Sì, tutti i pacchetti sono a posto. Ok. Ora vi faccio vedere cosa mi è rimasto e vi faccio vedere anche qualche chicchetta. Allora, mi è rimasto questo qui, che è l'illuminante, non lo tocco neanche, lo lascio proprio così nuovo. È questo qua illuminante
colore bellissimo, ed è limited edition. Poi, come limited edition, abbiamo anche il gloss nella stessa colorazione dell'illuminante, più o meno. E anche questo lo lascio chiuso perché non voglio andare a utilizzarlo. Poi abbiamo in limited edition il rossetto, questo sì, vorrei provarlo, ma ve lo farò vedere in un video. Molto bello anche questo con il suo packaging. E abbiamo anche come limited edition il mascara filtro Intense Metamorphose. Poi, sempre rimanendo trucco, sempre nel limited edition, è questa palette, raga, che sto per aprirvi e farvi vedere, che è una cosa meravigliosa. Tutto quello che vedete adesso è vendibile singolarmente, quindi lo troverete nel catalogo di Natale. Raga, aspettate, la cosa stupenda è che potete dopo togliere lo scotch che la richiude. Questo è l'esterno e questi sono i colori. Che meraviglia. Queste edizioni di Natale, raga, io veramente le amo, straamo tutte le edizioni limitate, ma quelle di Natale, raga, io ho la mia collezione, infatti questa si aggiungerà alla collezione. E da quando utilizzo i prodotti Brochet, no, perché lo vendo io, ma è vero, non ho più prurito agli occhi, non vado a fare questo lavoro. E raga, ottima. La consiglio anche come regalo a qualche ragazza per Natale, così. Ci sto pensando. Se farla come regalo, ovviamente mi tengo quella, ma di comprarla e fargliela come regalo alla bimba, se la viva, alla mia figlioccia, che ha iniziato a truccarsi. Sono colori anche carini. Ne parlerò con la sua mamma e vedremo, perché potrei anche, anche perché c'è blush, la terra, l'illuminante e i colori per gli occhi. Vedremo, ci sto pensando come posso anche regalargli o il blush o l'illuminante, questo vedremo. E poi, ovviamente, cosa che io amo, che comprerò però anche sì, quello alla vaniglia orchidea, sapone mani, latte corpo, melograno e magnolia, sempre anche questo, magnolia e melograno. Poi qui abbiamo un latte corpo, no, una CC cream, cheek up cream, scusatemi, che è quella per i rossori, cose del genere. E qui abbiamo un gommage corpo, giusto? Sì, al melograno e magnolia. Ah, e mi hanno regalato questa mini taglia della crema giorno, che andrò a provare allora con la crema notte che avete visto, per farmi un'idea, di questa linea Lift Pro Collagene. E allora, raga, questo è tutto. Adesso io divido le cose, spoiler del catalogo. Spero che vi sia piaciuto, come sempre seguitemi sul mio canale per scoprire altre novità e ovviamente tutti i prodotti di Yves Rocher che usciranno questo Natale, e per sfogliare insieme questo album meraviglioso. Io vi mando un grosso abbraccione, ci vediamo presto con un nuovo video spacchettamento di Yves Rocher, e se avete bisogno di qualcosa mi sapete dove trovarmi. Ciao, lasciate un mi piace e seguitemi su tutti i social. Ciao e iscrivetevi al canale.